Sinceramente, da questo episodio forse mi aspettavo qualcosina di più. Cioè, alla fine era finito in un modo che, diciamo, credevo che la situazione si sarebbe fatta interessante fin da subito. Invece si sono proprio voluti prendere il loro tempo. Lo scontro, ovviamente, con Drat, per carità, non mi aspettavo niente di incredibile, e anzi, è stato pure reso in maniera abbastanza figa, con Frieren che viene appesa per il collo, così, proprio, sembra tipo una bambola. Proprio se ne frega altamente di quello che le sta succedendo perché sa che tanto non rischia niente, troppo forte. Quindi comunque in generale la parte con Drat mi è piaciuta, solo che appunto dopo questa parte se la sono presa molto comoda, cioè non è a livello di scontri e tutto quanto, non è che sia successo troppo, quindi mi sarei aspettato appunto delle robe più intense già da questo episodio. Invece da quello che sembra la ciccia vera e propria arriverà dal prossimo, con lo scontro con Aura, la ghigliottina, e anche con il culmine dello scontro, la fine dello scontro tra con Lugner e quella la Loli demone. Quindi nel complesso, per quel po' di hype che mi aveva fatto il finale dello scorso, questo non mi ha proprio soddisfatto al 100%, ma comunque rimane ovviamente un ottimo episodio, molto molto bello. A livello di contenuti, non mi pare siano state introdotte delle cose particolarmente importanti, se non, vabbè, in realtà il fatto di Frieren nella funesta lo sapevamo già. E mi fa strano solamente che il demone non si sia ricordato di lei. Cioè, considerando appunto che comunque i demoni dovrebbero essere molto intelligenti e anche loro vivono per centinaia di anni, un po' cioè, ci ha messo un pochino per ricordarsi chi era Frieren. Poi, ovviamente, c'è da dire che la qualità rimane sempre impeccabile, quello è indubbio. Cioè, anche nei pochi scontri che ci sono stati in questo episodio erano fatti molto molto bene. Il potere pure di Lugner è molto figo, con il sangue ricorda cazzo, so, un Vladimir di LOL o comunque tipo un vampiro, una sorta di principe vampiro. E oltre a questo, hanno parlato anche della magia di Zoltrak e del fatto che i demoni ogni tot anni affinano, dato che mi pare che i demoni, in realtà non so se l'hanno detto quanto tempo vivono i demoni, cioè se sono immortali o se vivono tipo quanto gli elfi. Quindi comunque sono tipo semi-immortali che vivono per decine di migliaia di anni. Questa cosa sarebbe un po' da approfondire. Attualmente mi interesserebbe capire qual è come dire, la situazione dei demoni nel mondo di Frieren, perché comunque la guerra contro i demoni c'era stata molto tempo addietro, come dice pure questo qua. Anche se attualmente ci sta Aura la ghigliottina che sta attaccando questa città, che è uno dei sette, non mi ricordo come l'hanno chiamati, tizi demoniaci, comunque uno dei sette demoni più forti o quello che è. Quindi comunque credo che gli scontri, le guerre con i demoni stanno continuando in tutto il mondo, probabilmente. Magari si sono un po' indeboliti, come ha detto Frieren anche durante l'episodio, che non ci sono più i demoni di una volta. Si stava meglio quando si stava peggio. Quindi sì, probabilmente questi demoni non sono sullo stesso livello di quelli che affrontava lei molti anni addietro, però credo che in realtà praticamente non sia mai terminata la guerra tra umani e demoni. Forse proprio perché vivono fin troppo a lungo dimenticano con più facilità i volti e le persone. Lugner in tedesco vuol dire bugiardo. Interessante, interessante. I demoni dedicano tutta la loro vita a una singola magia, affinandoli nel corso degli anni fino all'estremo. È vero, loro si chiamano i sette saggi della distruzione, sì. Che poi, affinando una magia fino all'estremo. Infatti, particolare come cosa, cioè perché non provare ad avere, cioè, totalmente un approccio diverso rispetto a quello di Frieren. Cioè, i demoni scelgono una magia e la affinano fino alla morte. Frieren invece cerca di collezionare tipo tutte le magie esistenti, senza concentrarsi nello specifico in una singola magia. Infatti hanno citato durante l'episodio il demone, quello là di Zoltrak, quello che aveva creato la magia d'attacco che abbiamo conosciuto qualche episodio fa. E vediamo un po' se lo fanno vedere. No, per qualche motivo non lo fanno vedere, mo. Cioè, non becco il frame in cui lo nominano. Quindi sì, è proprio un approccio totalmente diverso rispetto a quello di, cioè, l'opposto di Frieren. Se non esce il quarto domani di Undead, si potrebbe vedere l'episodio 2 di Pluto. No, dura troppo, dura. O comunque sì, domani ci vediamo il 3 se non esce il 4. Mentre se esce il 4 ci vediamo sia il 3 che il 4. Comunque, il finale dell'episodio è tanta roba, come praticamente molto, in realtà pure meglio del finale dello scorso, perché è veramente troppo fiera.
troppo figa Frieren, sia qui, sia poi quando, quando fanno vedere che arriva da Aura la ghigliottina, con il suo esercito di non zombie, spiriti, armature, fantasma, non lo so, però sì, molto molto stile. Cioè guarda proprio gli occhi pieni di disprezzo che emana nei confronti di sti demoni, cioè li odia proprio alla follia. Di magia d'attacco fino ad ora Frieren ne ha usata solo una. Sì, che forse è quella che ha usato la sua apprendista in questo episodio, Zoltrak migliorato, per fare, cioè, Zoltrak per uccidere i demoni. Comunque staremo a vedere, sta di fatto che, ripeto, l'episodio molto figo, assolutamente, però forse mi aspettavo qualcosina di più. Come voto, ecco, come voto non gli darei un 9, sinceramente. Cioè, non mi sa di un episodio da 9. Me lo terrei per il prossimo, un 9. Quindi magari vi direi che confermo lo stesso voto della scorsa volta. Meglio dello scorso? Per certi versi sì, però cioè mi sembra tipo quell'episodio che... Allora, lo scorso di base era interessante perché introduceva questa cosa nuova dei demoni e perché si concludeva con un bel colpo di scena. Quindi c'era sia un po' di lore, di cose utili, sia anche il colpo di scena finale. Questo episodio qui non introduce molta roba a livello di lore, di informazioni, ma c'ha più azione e il colpo di scena finale è altrettanto bello. Solo che da questo episodio mi sarei aspettato un po' più di azione, cioè mi sarei aspettato un po' più di robe che succedevano. Invece appunto se la sono voluta prendere con calma, che è giusto così, va bene così, anzi, perché almeno questo arco narrativo dura di più. Quindi no, io vi direi che, cioè, confermerei lo stesso voto della scorsa volta, o al limite... Sì, secondo me va bene, non gli darei 9. Cioè, di questa cosa sono certo, non gli darei mai 9 a questo episodio, non mi ha soddisfatto al 100%. Non ho mai dato un 8,5 a Frieren. Ho sempre dato o 8 più, ma sapete cosa? Gli do 8,5 a questo episodio. E voi direte, perché gli dai 8,5? Perché lo scorso mi aveva soddisfatto di più. Questo qua è stato un po'... Mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Mi aspettavo una roba, capito, proprio molto soddisfacente. Invece no. Quindi famo 8,5. Tanto non è, cambia molto da 8.